Beh, che dire, ci siamo lamentati che mancavano le ottiche RF e Canon ci ha ascoltato ed ecco che arriva una nuova ottica che sono molto molto curioso di vedere finalmente sul mercato. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare e faccio questo video per parlarvi della nuova ottica di casa Canon, l'RF 100-300mm f2.8 LIS USM, un'ottica con un nome altisonante e con un prezzo molto molto interessante perché è stata lanciata per la modica somma di $9.499, se ho correttamente interpretato verrà lanciata sul mercato italiano per una cifra che si aggira intorno ai 12.000 euro. Sì, avete capito bene, quest'ottica costa come un'automobile. Prima di cominciare vi ricordo che anche se non mi hanno inviato questa lente da provare, io mi occupo di fotografia e quindi faccio sovente anche recensioni di prodotti, per cui se questi argomenti vi stanno a cuore, volete rimanere sempre aggiornati sulle ultime uscite soprattutto di casa Canon, perché io sono un utilizzatore Canon, vi consiglio di iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto. Se attivate anche la campanella non vi perdete le prossime uscite e se lasciate un like a questo video mi fate tanto felice. Ora, la novità principale che è stata introdotta con quest'ottica è che si tratta di un design completamente nuovo e rinnovato, quindi è probabilmente una delle prime ottiche che vengono lanciate con un design veramente rinnovato, con una concezione veramente nuova. Infatti ci sono delle migliorie, per esempio da quanto ho potuto apprendere guardando i test e da quanto ho sentito da recensioni di chi ha potuto già tenere in mano l'ottica, si tratta di una lente con un'ottima nitidezza e con delle performance veramente alte. D'altronde, avendo sborsato una cifra del genere, non ci si può certo aspettare di meno. La cosa veramente sbalorditiva, a mio parere, è l'apertura costante di f2.8 su uno zoom di questa portata, quindi stiamo parlando da 100 a 300 mm sempre con f2.8 di diaframma fisso. Questa è veramente una rivoluzione, perché noi in precedenza siamo abituati ad aver magari lavorato con il Canon 300 mm serie EF, che era sì un f2.8 ma era appunto un'ottica prime, quindi non era un'ottica zoom. Nel momento in cui noi andiamo a introdurre un meccanismo di zoom, siamo abituati a vederci sottrarre un po' di luce perché è matematico. Nel momento in cui andiamo a zoomare andiamo a perdere un po' di luce, invece Canon con questo nuovo design è riuscita a fare la magia di mantenere un diaframma fisso di f2.8. Questo fa sì che questa sia un'ottica perfetta per fare sport e natura. Fondamentalmente è un'ottica ovviamente molto costosa, per cui cerchiamo di capire per chi è un'ottica di questo tipo. Certamente a parer mio non è per un amatore, perché io posso capire che un amatore, magari un amatore evoluto, abbia voglia di spendere ma anche 4.000 euro per prendersi una R5 o per prendersi una Sony Alpha 7S3, per prendersi qualcosa di estremamente costoso, posso capire, però 12.000 euro per un amatore è veramente un po' tantino, non so se siete d'accordo con me, cioè per molti italiani 12.000 euro è lo stipendio di un anno, per cui, cioè, mettiamo le carte in tavola, io non credo che la compreranno in tanti un'ottica del genere. Ma allora per chi è? Quest'ottica è chiaramente indirizzata al mercato sportivo, per come la vedo io, per cui fotografi sportivi che scattano a livello professionale situazioni importanti, quindi partite di calcio, giochi olimpici, magari partite di basket e di hockey, è veramente l'ideale, soprattutto per lo sport indoor è veramente l'ideale, perché grazie a quel range ci garantisce di poter essere flessibili senza doverci spostarci, garantisce di poter zoomare avanti e indietro e quindi di avere sempre sotto controllo l'azione. Inoltre con l'F2.8 ci garantisce anche di portarci a casa degli scatti luminosi, quindi è veramente ideale per lo sport indoor. Si può usare anche per fare wildlife, anche se magari potrebbe servire un po' di range in più, ma ecco che ci sono degli extender, perché sono stati presentati gli extender da 1.4 e da 2x mi sembra, quindi ecco che in questo modo siamo in grado di estendere ulteriormente il range di questa lente e diventa una cosa veramente interessante, perché a questo punto abbiamo la versatilità, l'F2.8 e anche un range variabile che possiamo aggiustare a seconda di quello che stiamo fotografando. Insomma, è un contesto veramente stimolante e molto molto divertente. Il problema qual è? Che probabilmente molti di noi non la toccheranno neanche mai, perché costa veramente troppo. Io posso immaginare che ci saranno compagnie, testate giornalistiche, che compreranno una lente di questo tipo per i loro fotografi interni. Non so quanti fotografi, specialmente in partita IVA, andranno a sostenere un acquisto di questo tipo. Posso immaginare che ci siano dei fotografi professionisti che lavorano abitualmente in un contesto sportivo, come può essere uno stadio, come può essere un palazzetto, magari lavorano per il palazzetto stesso o per delle testate giornalistiche, hanno un contratto che a quel punto guadagnano abbastanza, perché quelli sono eventi ben retribuiti, magari guadagnano abbastanza da
da poter sostenere un acquisto di questo tipo. Tutti gli altri poveri mortali credo che non si avvicineranno mai nemmeno a una lente come questa, proprio per il costo esorbitante che bisogna sostenere per portarsela a casa. Personalmente credo che sarei molto più avvezzo a noleggiarla, una lente del genere, perché io non faccio generi in cui mi serve, quindi la noleggerei quella singola volta e poi la restituirei dopo aver terminato il lavoro. Farei così, però ovviamente cambierebbe tutto se mi pagassero in maniera continuativa per fare lavori in cui questa lente può servire. Ora, un'altra caratteristica che ho trovato molto interessante è il peso, perché quest'ottica non pesa tanto. Come vedo riportato sul sito di Canon Global, la lente pesa 2650 grammi, quindi ragazzi, non è pesante, cioè sì, intendiamoci, è un bozzo grosso così, quindi è veramente gigante e pesa, ragazzi, pesa, ovviamente non è un pancake, è una lente che pesa, però pesa meno di 3 kg. Meno di 3 kg significa che, intendiamoci, siamo sempre nell'ambito di tornare a casa con un mal di schiena porco, però la possiamo tenere. Non è impossibile, si può tenere in mano. E infatti, un'altra cosa che ho trovato molto interessante, parlando delle vere migliorie che secondo me sono state introdotte, abbiamo da un lato un sistema di autofocus finalmente di nuova generazione, per cui abbiamo il dual USM focusing system, quindi fondamentalmente non abbiamo più un solo motore ultrasonico, ma ne abbiamo due che lavorano in maniera coordinata per fornirci una prestazione superiore in termini sia di rapidità che di efficacia nella messa a fuoco. E questo a parer mio ha anche permesso di ridurre gli ingombri, perché si vede proprio nel diagramma che la parte in cui è collocato il motore di messa a fuoco è stata ristretta, per cui a mio parere questo ha consentito di alleggerire e ha consentito di sfruttare questo nuovo design che sono andati a implementare. In secondo luogo stiamo parlando di un'ottica che arriva a una stabilizzazione di 5,5 stop, quindi è una stabilizzazione veramente importante che può anche aumentare se abbinata poi alla stabilizzazione nel corpo macchina, qualora utilizzassimo un corpo macchina che ne è provvisto. Quindi potremmo arrivare a un livello di stabilizzazione veramente mai visto prima, che ci permette di lavorare con un'ottica di questo tipo anche a mano libera. Questo è molto interessante perché, attenzione, non consiglio di utilizzare questa lente a mano libera perché c'è veramente da tornare a casa spaccati a metà, perché pesa, comunque pesa, anche se siamo sotto i 3 kg, probabilmente con il corpo macchina andiamo a 3,2 kg tutti secondo me, se poi c'è anche l'extender insomma pesa ancora di più in avanti, quindi è un cannone da non sottovalutare. Però la cosa interessante è che è possibile usarla a mano libera, quindi noi riusciamo a fare dei buoni lavori anche a mano libera, non ci dobbiamo più preoccupare così tanto di usare il trepiede o il monopiede perché sennò viene tutto mosso, perché con un'ottica come questa veramente anche in condizioni estreme, infatti è questo il motivo per cui costa tanto, perché è pensata per performare anche in condizioni estreme, e questo è quello che io apprezzo di un'ottica come questa. Poi non la comprerò mai ovviamente perché a me non serve, però non posso fare a meno di innanzitutto ammirare il design perché è abbastanza caruccia la ragazza, in secondo luogo mi fa piacere vedere che finalmente andiamo verso delle ottiche un pochino più performanti, andiamo verso delle ottiche che ci aiutano a spingere un pochino su questa tecnologia. Ci avete cacciato in mano queste mirrorless che nessuno aveva chiesto, ci avete fatto pagare il doppio, adesso ci fate pagare il quadruplo, però almeno ci sono delle ottiche che performano di più rispetto a prima. Questa è sicuramente un'ottica molto più performante rispetto a prima e hanno anche ridotto gli ingombri. Ovviamente tutto questo viene a un prezzo molto salato perché ti fanno pagare la ricerca e sviluppo e ti fanno pagare le componenti e la manodopera, il nuovo design eccetera eccetera, però quantomeno siamo in presenza finalmente di un'ottica che un po' rivoluziona, perché adesso se a cascata tecnologie come questa verranno applicate anche alle nuove ottiche che spero usciranno presto, perché insomma Canon ci ha sempre abituato al fatto che butta fuori tantissime lenti per coprire ogni pertugio di mercato, ogni minimo segmento deve avere almeno una o due lenti, quindi secondo me ne arriveranno delle altre. Spero che anche queste nuove lenti facciano uso di questo nuovo sistema di messa a fuoco e di un sistema di stabilizzazione un pochino più performante. Come già detto mille volte, io non sono un mega fan della stabilizzazione, ok? Perché sono comunque convinto che la stabilizzazione sia una cosa, passatemi il termine, non da dilettanti nel senso che chi la usa è un dilettante, però da contesto dilettantesco. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che se io sto facendo fotografia di interni, sono su treppiede, punto, perché devo fare il bracketing, perché devo fare esposizione multipla, quindi sono su treppiede, punto, non ci sono scappatoie. Non è che se mi dai più stabilizzazione allora le faccio a mano libera, no, un professionista continuerà a farle su treppiede con lo stabilizzatore spento per di più. Idem dicasi per lo sport, un vero professionista secondo me preferisce, non è il mio campo, quindi se siete professionisti, fotografi sportivi, commentate sotto, fatemelo sapere in un commento, però
per la mia esperienza, se io dovessi fare uno shooting del genere, se dovessi scattare una partita, io preferirei di gran lunga stare comunque su treppiede e non credo che userei lo stabilizzatore a quel punto, perché il punto è, lo stabilizzatore serve a compensare i miei movimenti, movimenti della mia mano. Nel momento in cui io vado a scattare sport, non posso affidarmi allo stabilizzatore per compensare il movimento dello sport che sto riprendendo. Lo stabilizzatore serve a fermare solo me. Quindi se io scatto con lo stabilizzatore e penso di allungare i tempi di posa, poi ho sfocata la scena, quindi non lo posso fare. Quindi siccome comunque devo tenere uno shutter molto rapido, a quel punto preferisco stare su treppiede così non mi spacco la schiena. Il mio ragionamento è semplicemente questo. Se qualcuno scatta sport, mi conferma o mi smentisca, sono curioso di sapere che cosa ne pensate. Per cui che cosa voglio dire con questo? Ben venga questa roba, ben venga lo stabilizzatore più performante, ben venga tutto quanto. È una sicurezza, è una cosa che io sarei contento di avere, perché nel momento in cui sono in emergenza, sono in difficoltà, difficoltà che cosa vuol dire? Non che ho dimenticato il treppiede a casa, difficoltà vuol dire che sono andato a fare il mio lavoro e al ritorno mi vedo una scena bellissima, mi vedo un cerbiatto con dietro il tramonto mentre torno a casa e dico porca miseria, ho la camera già montata con il mio teleobiettivo sul sedile posteriore, lo prendo e pum, scatto subito in scioltezza senza tirare fuori il treppiede, lì ce la faccio, a quel punto ce la faccio, non sto facendo un lavoro, è un'emergenza, è una cosa che mi è capitata e riesco a portarmi a casa una buona immagine grazie a questa nuova tecnologia. Però lì non è più professionale, lì è contesto non amatoriale, però capito, non sto più lavorando, non era una cosa preparata, è una cosa che mi è capitata in quel contesto. Avere questi nuovi metodi di stabilizzazione è veramente oro, perché a quel punto ti aiuta. Capite però che è una cosa che succede più a un amatore che a un professionista di dover fare una foto a caso, quindi questo voglio dire, è una cosa che sono molto contento che ci sia, che venga introdotta, sono un po' meno contento che costi così tanto, però è una cosa che a me non cambia la vita. Infatti anche per questo io non andrò a cambiare tutte le mie ottiche qualora dovesse arrivare questo sistema di stabilizzazione anche sulle ottiche che già ho acquistato. Se dovesse uscire un ultra grandangolo con questo sistema di stabilizzazione, io non credo che mi strapperei i pochi capelli che mi rimangono per andarmelo a comprare, perché comunque io la stabilizzazione non la uso quasi mai, soprattutto su un grandangolo. Bene amici, con questo neanche tanto breve video io volevo presentarvi questa nuova ottica. Vi ricordo a questo punto che potete sostenere il canale semplicemente cliccando il bottone iscriviti, attivando la campanella, lasciate anche un like se vi è piaciuto questo contenuto, così mi fate sapere che vi piacciono le recensioni anche di prodotti che non sono ancora nemmeno usciti sul mercato. Signori, grazie di aver passato un po' del vostro tempo con me, io vi do appuntamento al prossimo video.